Benvenuti al primo episodio di questa seconda stagione di Art Stories in Rome, ovvero racconti d'arte a Roma. Io sono Federica e oggi ho il grande piacere di parlarvi di un'opera che non tutti conoscono, ovvero La Pietà di Van Gogh. Van Gogh è un artista dal temperamento religioso molto forte, fervente, che però ha dipinto nella sua vita una sola volta la figura di Cristo, proprio nella composizione della Pietà. O meglio, ha eseguito due versioni della Pietà. Quella sicuramente più rinomata si trova presso il Van Gogh Museum di Amsterdam e quella di cui vi parlerò oggi che si trova presso i Musei Vaticani. Quest'opera di piccole dimensioni della Pietà di Van Gogh è stata dipinta pochi mesi prima della sua morte, avvenuta nel luglio del 1890. Pertanto è stata dipinta in un momento molto particolare della sua vita, molto difficile, perché è successivo all'episodio di autolesionismo nel corso del quale Van Gogh si taglierà il lobo dell'orecchio sinistro con un rasoio. È un momento di profondo disagio, così come scriverà Van Gogh una lettera a suo fratello Theo. Un momento difficile anche perché vive in una sorta di casa di cura, una sorta di ospedale psichiatrico a Saint-Rémy, vicino ad Arles. Ma comunque Van Gogh ha sempre avuto delle forti inclinazioni religiose, in parte dovuta all'attività del padre, che era un pastore calvinista, in parte dovuta alla sua personale tendenza coltivata durante la sua attività di predicatore. Per un periodo della sua vita aveva addirittura pensato di seguire le orme del padre e diventare pastore. Nonostante la sua profonda fede religiosa, Van Gogh ha dipinto una sola volta la figura di Cristo, proprio nella composizione della Pietà. Questa è una situazione abbastanza anomala, considerando la sua profonda fede religiosa, però si può spiegare per il profondo pudore che Van Gogh aveva nei confronti dell'immagine di Cristo. E questo è il motivo per cui non sopportava quell'arbitrarietà soggettiva con cui gli artisti ci si approcciavano. Ed è questo il motivo per cui probabilmente ebbe una reazione quasi violenta davanti a un'opera di Gauguin, Cristo nell'Orto degli Ulivi, perché comunque era indignato di un'opera che non aveva nulla di reale, ma era frutto della fantasia dell'artista, una sorta di proiezione interiore. In basso a destra della composizione c'è un'annotazione autografa che chiarisce chiaramente come Van Gogh si sia ispirato da una litografia tratta dalla Pietà di Eugène Delacroix, un artista da lui molto amato, molto stimato e che addirittura definiva con un uragano nel cuore. Pertanto ciò che realizza Van Gogh è un esercizio di profonda umiltà. L'immagine, la Pietà Delacroix circolava grazie delle incisioni in bianco e nero, per questo risulta rovesciata rispetto all'originale. Per questo diciamo l'immagine di Maria in Delacroix si trova a destra, mentre in Van Gogh si trova specularmente a sinistra della composizione. Ciò che rimane originale è la dimensione ridotta per mantenere quel senso di profonda devozione intima e privata della composizione. Fondamentalmente Van Gogh lavora su un'opera in bianco e nero, per cui cerca di lavorare sull'intensa emotività che traspare dalla Pietà di Delacroix e sulla sua notevole forza comunicativa. In questa composizione sicuramente l'elemento che risalta all'occhio è il blu intenso delle vesti della Vergine Maria, che piange disperata sul corpo di Cristo ormai privo di vita e che con questo gesto sembra voglia mostrarci il suo sacrificio. Il colore in Van Gogh è il simbolo delle sue passioni, così come il tratto dinamico e quasi contorto delle sue pennellate così dense e pastose che simboleggiano la sua tensione esistenziale. Le figure e i soggetti comunque non venivano mai dipinti per se stessi, ma venivano trasfigurati in una sorta di metafora inconciliabile tra vita reale e vita interiore dell'artista. L'arancione che utilizza per il sole piano piano si diffonde in tutto il cielo. Fondamentalmente Van Gogh non inventa nulla, ma si adegua a qualcosa già inventato da altri. Di suo accende quel tramonto così forte alle spalle di Maria, un cielo così acceso di sgomento e distruggimento. La roccia sulla quale è poggiato Cristo è ben definita da pennellate dure ma precise, quasi a definire e distaccare le figure dal resto dell'ambientazione.
Van Gogh dipinge questa composizione per la sorella Wilmy, alla quale il pittore scrive riguardo alla sua interpretazione incentrata sull'amata e dolorosa, ovvero la donna del popolo votata alla sofferenza e spesso rifiutata dalla società. Nel gennaio del 1890, lo scrittore e critico d'arte Albert Auré aveva omaggiato Van Gogh con un articolo su Mercure de France e aveva colto l'apporto offerto da Van Gogh allo sviluppo della pittura moderna. È la forma che diventa incubo, il colore che diventa fiamma, lava e gemma, la luce che si fa incendio. Il miglior modo per amare Dio è amare molte cose. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo presto per un nuovo episodio di Fede Art, ma non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube.